Ciao e benvenuto in questo nuovo video di pillole di marketing. Oggi scopriremo uno dei parametri tra i più utilizzati nel marketing. Andremo infatti ad analizzare che cos'è il CPM e come funziona. Prima però, se ancora non lo hai fatto, non c'è momento migliore per iscriverti al canale e lasciare un bel like. Te ne saremo davvero grati. Inoltre, facendo questa piccola azione, non ti perderai nessun'altra pillola di marketing. Ed ora siamo pronti per addentrarci nel mondo del CPM, capire cos'è e come funziona. Devi sapere che il CPM è uno degli strumenti più importanti per determinare il costo di una campagna pubblicitaria. Esso infatti è utilizzato nel marketing come parametro per calcolare il costo di un messaggio pubblicitario trasmesso da un media. In poche parole, invece che definirlo un costo assoluto, il CPM è una stima del costo per 1000 visualizzazioni di quel determinato messaggio pubblicitario. Generalmente viene utilizzato in quasi tutti i tipi di pubblicità, come ad esempio nelle Facebook Ads, in TV, internet o giornali. Ma cosa significa esattamente CPM? L'abbreviazione CPM sta per costo per 1000 o costo per 1000 impressioni. Esso infatti ci permette di stimare il costo di una campagna pubblicitaria ogni 1000 visualizzazioni della stessa. Ora che hai capito che cos'è il CPM, capiamo insieme come funziona e come si ottiene. La formula del calcolo del CPM è molto semplice. Esso infatti si determina attraverso una divisione del costo della campagna pubblicitaria o di un annuncio per il numero di contatti raggiunti. Una volta ottenuto il risultato di questa divisione, si dovrà moltiplicare per 1000. Facciamo un esempio. Per la mia inserzione pubblicitaria su Facebook ho speso 200 euro ed ho raggiunto 10.000 persone. Dovrò quindi fare 200 diviso 10.000 e poi moltiplicare il risultato per 1000. Il risultato è 20. 20 euro sarà quindi il mio CPM. Facile, no? Un altro esempio possiamo trovarlo nella pubblicità online. Ovvero se un sito web vende un banner pubblicitario per 10 euro CPM, ciò significa che all'inserzionista 1000 visualizzazioni di tale banner costeranno 10 euro. Cosa succede se hai un sito web e vuoi vendere degli spazi pubblicitari? La risposta è molto semplice. Se il tuo sito web è nuovo e ha relativamente poco traffico, il tuo CPM sarà basso e quindi non guadagnerai molti soldi. Se il tuo sito web ha un traffico elevato, invece, il CPM sarà più alto. Devi sapere che esistono inoltre tipi di tariffe CPM come il CPM a tariffa fissa, dove gli annunci sono venduti a un tasso fisso oppure a una tariffa variabile, in cui invece i tassi variano in base all'argomento del sito web, al paese in cui ti trovi, all'inserzionista e così via. In questo video hai scoperto che cos'è il CPM e come funziona. Seguici sul canale per altre interessanti pillole di marketing. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale ed attiva la campanellina per essere sempre aggiornato su ogni nostro video. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!